Aperi Montano, un aperitivo decisamente diverso dal solito, un aperitivo nel quale si beve, naturalmente si mangia, ma anche si parla di montagna. E voi giustamente direte: che ci fanno questi due soggetti vicino a te? Allora, ci fanno perché, come si dice, insomma, entrano completamente in questa manifestazione. Ho qui con me Gianluca Gasca, che ministra, reporter, e chi più ne ha più ne metta, poi dopo andremo a sviscerare con particolari, e Tatiana Marras, che è insomma un po' la tuttofare, se così possiamo dire, del corso esatto di Scienze della Montagna qui di Rieti, naturalmente alla Sabino Universitas, ma poi insomma sviscereremo anche con lei tutte le specifiche del caso. Allora, iniziamo comunque proprio da Tatiana, perché è lei che ha iniziato il tutto, insomma, che ha acceso la miccia di questa esperienza. Allora, parliamo un po' di questo Aperimontano. Tra l'altro, insomma, hai registrato pure il marchio, insomma, ormai. Veramente, sono rimasta stupita dallo scoprire che nessuno ci avesse pensato prima, nonostante che ci troviamo in un ambiente, in particolare anche Rieti, ricco di appassionati di montagna. Soltanto che il concetto base è che l'Appennino è un po' spento, lo sappiamo. Rieti non è certo una città, una capitale europea, e quindi l'idea è stata un po' quella: facciamo qualcosa da cittadini in un ambiente un po' più piccolo, visto che abbiamo questo locale che è il The Vero Club, che nasce come un locale universitario in una città che vorrebbe diventare universitaria ma ancora non lo è. Diamogli una spinta, come hai detto tu, accendiamo una miccia. Allora, l'idea c'era. Ho detto: perché non fare un aperitivo che simuli un po' un seminario, invitando persone che si occupino di montagna, ma allo stesso tempo associando qualcosa da bere. Dove farlo? Fortunatamente ho conosciuto appunto Daniele in occasione di un convegno che abbiamo già fatto sulle montagne sacre a dicembre, e lui mi ha detto: è carina come idea, ci mancava il protagonista. Il protagonista trovato per caso sulla stampa, un giornale qualunque, sì, parlavano di un mezzo matto che si attraversava con i mezzi pubblici a piedi, me lo sono immaginato insomma con uno zaino da 30 kg sulle spalle a fare l'autostop prima sulle Alpi e poi sugli Appennini. L'ho contattato, gli ho raccontato un po' sia l'esperienza di Scienze della Montagna, quindi il desiderio di questo corso di laurea di creare anche diciamo i nuovi gestori dell'Appennino, delle personalità comunque esperte di montagna, e di creare questo evento, la mancanza da una parte di un budget, e devo dirlo, su questo ringraziamo soprattutto Gianluca, perché questo evento lo fa gratuitamente, e lui ha detto: boh, allora l'idea ce l'avete, vi manca la persona, vengo io, tanto sono legato anche al CAI di Amatrice, dovrei fare un evento con loro, uniamo il tutto. E quindi siamo riusciti ad unire ben 4 sezioni CAI. Al CAI di Amatrice si è aggiunto Rieti, Leonessa, Antrodoco, stasera saranno tutti qui tra pochissimo, quindi io sono veramente contenta, lo ringrazio immensamente anche per tutti i chilometri che si è fatto dalle Alpi fino a qui, ma tanto lui ci è abituato, gli piace, vorrebbe il suo sogno è farsi l'Italia in seconda classe, insomma, quindi fino a Rieti ci è arrivato, lo porteremo anche più là. Tolto la terza, se no se lo sarebbe fatto anche in terza. Sì, assolutamente, anche sulla porta del treno, insomma. Ragazzi, vi direi soltanto una cosa: non è mai salito sul Terminillo, quindi... Questo è grave, però sottolineiamo una cosa: dato che noi siamo comunque una TV per tutti, ma insomma il nostro target è soprattutto giovanile, questo Aperimontano è soprattutto, come dire, dedicato ai giovani, no? Perché comunque il messaggio arriva prevalentemente, dovrebbe perlomeno arrivare prevalentemente agli universitari. Assolutamente, a parte il fatto appunto che siamo in una fascia d'età, lui soprattutto è più piccolo di me, insomma è un alpinista al di sotto piccolo di tutti e due, quindi è al di sotto dei 30 anni, però già si è fatto la sua esperienza, e comunque la montagna penso che vada vissuta fin da quando si è giovani, anzi soprattutto quando si è giovani, quando ancora si ha la vitalità di salire, anche se ho avuto modo anche grazie a lui di conoscere personaggi di una certa età che di tutto rispetto, e diciamo sì, l'idea è stata soprattutto quella: qui i ragazzi una volta usciti dall'università o studiano a casa, insomma non è che abbiano eventi culturali di stampo studentesco, per carità abbiamo il teatro, tutto quello che volete, però possiamo anche dire un po' che la nuova generazione ha bisogno di stimoli più ludici, insomma, quindi l'aperitivo, il cocktail. Allora, a parte gli scherzi, insomma, Gianluca, tu appunto sei scrittore prima di tutto, reporter di montagna,
so che non ti piace, però comunque alpinista, questo lo voglio mettere io, lo metto io anche se a te non piace, perché è vero. Dopo poi preciseremo perché non mi piace la parola alpinista, ma però è vero. In parte sì, mi diverto allora, nel fare qualcosa in montagna, allora, che tengo molto riservato. Vabbè, però insomma devo dire, la montagna ti piace ed è un po' insomma la tua passione, che poi si unisce anche ad un certo stile di vita. Sì, beh, il mio stile di vita credo sia quello abbastanza normale di un ragazzo di 25 anni, normale, che ha una passione che col tempo è diventata proprio il suo lavoro. Io vivo di montagna sia come passione che come professione, ci guadagno dei soldi per fortuna con cui mangio e... Si direbbe, perché sei molto magro, quindi vabbè. Ed ho la fortuna enorme di fare questo lavoro, perché non tutti i ragazzi di 25 anni possono vivere di ciò che gli piace. E io ho avuto la fortuna non solo di incontrare le persone giuste, ma anche di imbattermi in un campo in cui ci sono pochi giovani, perché la maggioranza di quelli che vivono di montagna come giornalisti, perché quello alla fine è il mio lavoro principale, hanno tutti una certa età, e io risulto quasi come una voce fuori dal coro in questo ambiente. E tu ti ispiri un po' a quelli che sono i grandi scrittori della montagna, tant'è che insomma per il tuo viaggio nel cuore delle Alpi, e dove poi tra l'altro hai scritto anche un libro che è 52 giorni nel cuore, 54 giorni nel cuore delle Alpi, l'ho anche letto, ma insomma me lo sono dimenticato, insomma abbiate pietà di me, e hai intervistato anche Paolo Rumiz. Sì, ho intervistato Paolo Rumiz, che è un grande scrittore di viaggio più che di montagna in sé, perché ha fatto solo due viaggi in montagna, che sono le Alpi e gli Appennini. La maggioranza poi dei suoi viaggi, gli altri 16 anni di viaggio su 18, sono in zone di pianura. Però è un grande scrittore, una grande penna di viaggio, che ti racconta le cose spesso in modo non simpatico, ma crudo, reale, racconta quella che è la reale situazione. E oltre a lui, lo aggiungo io perché mi fa piacere dirlo, quel libro ha la prefazione di Roberto Mantovani, che nel mondo della montagna e dell'alpinismo è un'autorità indiscussa, è uno dei più importanti storici di alpinismo che abbiamo in Italia, ed è di un mio secondo padre, ed è lui che mi accompagna in questo viaggio. A Rieti, per questo Aperimontano, nel quale tu sarai un po' il protagonista, narrerai un po' della tua vita, delle tue esperienze montane, e dato che siamo Rieti Appennini, narrerai anche un pochino del tuo viaggio, anzi non un pochino, buona parte del tuo viaggio negli Appennini. Sì, parleremo tanto di Alpi e tanto di Appennini, cercheremo di raccontare quello che cambia e quelle che sono le differenze tra le Alpi e gli Appennini, come si sono evolute le Alpi, cosa significa anche fare un viaggio lungo una catena montuosa e soprattutto cosa significa attraversare la spina dorsale d'Italia, che alla fine l'Appennino, per quanto spesso desolato, triste, abbandonato, è il fulcro dell'Italia. Poi è anche molto affascinante come catena montuosa, no? E poi c'ha un'estensione molto lunga, parte dalla Liguria e arriva fino alle Madonie della Sicilia, per cui voglio dire, prende tutto lo stivale. Sì, prende tutto lo stivale, tranne la Sardegna ovviamente, e altre montagne, ed è molto diversa dalle Alpi, è molto affascinante per quello. Io ero abituato a un mondo in cui le altezze sono altre, in Appennino le ho sfiorate arrivando al Gran Sasso, che è l'unica zona in cui sembra di stare sulle Alpi come quota. Nel resto dell'Appennino invece tutto si sviluppa a quota in cui l'uomo può vivere, e quindi c'è presenza antropica, almeno c'è stata, oggi un po' di meno, presenza antropica a tutte le quote, quindi c'è una quantità di storia umana che è impressionante, di spanne superiore a quella alpina. E rispetto al viaggio alpino, che è stato quasi una fuga dal mondo, perché oltre i 2000 metri non trovai più nulla se non la storia dell'alpinismo, nel caso dell'Appennino è stato un viaggio più vivo e vissuto, perché ho attraversato uno spaccato culturale che è proseguito trasformandosi con i chilometri, perché non c'era il salto da un punto all'altro come sulle Alpi, in cui in mezzo non c'era nulla, ma c'era un percorso che si trasformava con un misto di culture. E poi purtroppo l'esperienza del terremoto, insomma, tu sei stato così comandato tra virgolette dal direttore Calzolari di Montagne 360 di fare un reportage di chiusura, insomma, sempre sulla rivista, insomma, Montagne 360, che è la rivista appunto del Club Alpino Italiano, dove tu scrivi regolarmente, insomma. Sì, diciamo di sì, quasi regolarmente, insomma, comunque. E quindi di fare un reportage di chiusura, e quindi anche per te piemontese, insomma, che
difficilmente sentito il terremoto, se non mai, hai avuto insomma questa esperienza, no? Questa esperienza molto forte, molto intima. Sì, l'impatto col terremoto è stato, beh, inizialmente è stato quello di un giornalista che arrivava in una zona terremotata, quindi sul luogo di una tragedia. Non c'ero mai stato su una tragedia avvenuta di recente, ero stato nelle zone del Vajont e nelle zone terremoto del Friuli, ma molti anni dopo, quindi non ho visto la distruzione. Arrivare ad Amatrice è stato un colpo, perché ti trovi di colpo su una zona di guerra, praticamente quasi. È una zona che non ha più un tessuto sociale, che deve ricostruire da zero, un luogo in cui riesci ancora a vedere la resilienza negli occhi delle persone che sono rimaste, per fortuna. E, oltre all'impatto però con la zona rossa, c'è stato poi le scosse seguenti, quelle del 26-27 ottobre, se non ricordo la data, e poi quella del 30 molto più forte, con cui poi si è interrotto temporaneamente il mio viaggio, una pausa di 20 giorni per cercare di capire cosa stavo facendo, perché l'Appennino era passato in secondo piano, per dedicarmi a contattare le persone che avevo conosciuto nelle zone terremotate, a sapere come stavano. E dopo il 30 ottobre ho poi ricominciato a camminare e a viaggiare l'Appennino dopo il 20 novembre, e da lì sono poi sceso fino alla Sicilia concludendo il viaggio. Le zone terremotate però sono rimaste comunque nel cuore come una parte d'Italia in cui tornare. E poi c'è questa fine del viaggio, insomma, sul Montalto. Insomma, questo fine, insomma, è anche un po' riduttivo definirla fine, perché poi si è scesa ancora più giù, però comunque insomma il Montalto in Calabria è stato un po' la fine ipotetica, no, di questo tuo viaggio negli Appennini, e lì tutte le riflessioni del caso. Beh, il Montalto è stato un punto particolarmente interessante, perché da lì vedi la fine della penisola. Lì è dove si sono fermati tutti quelli che prima di me hanno attraversato gli Appennini, pochissimi in realtà, perché non tanti hanno avuto questa idea, tra cui Paolo Rumiz si è fermato al Montalto, poco sotto il Montalto. Ed è particolare arrivare là sopra, perché mi sono trovato in un luogo, arrivando dal Piemonte, distante anni luce dalla mia cultura. È brutto da dire, però era, per me era un altro universo. Però personaggi meravigliosi. Personaggi meravigliosi conosciuti lungo tutto l'Appennino. Il CAI di Reggio Calabria è un CAI che mi è rimasto particolarmente nel cuore per i suoi protagonisti. Anche i viaggi a 150 all'ora lungo le strade d'Aspromonte mi sono rimasti in testa in maniera molto marcata, guardare gli strapiombi mentre viaggiavi su queste strade. E poi c'è stato però la traversata in Sicilia, che ho vissuto, come hai detto prima, per me il viaggio è finito sul Montalto, perché la Sicilia l'ho vissuta un luogo di non montagna. Anche questo è molto brutto da dire, però è un luogo in cui l'Appennino e la montagna non esiste, e sono zone in cui che attraversi completamente quasi abbandonate, molte distrutte dal dissesto idrogeologico e cancellate purtroppo dall'incubismo, anche dall'abusivismo edilizio, che però inizia già in campagna purtroppo, quindi c'è tutta la parte sud dell'Appennino e raccontabile attraverso queste case in mattoni e cemento a vista costruite in luoghi a caso. E quindi sì, il mio viaggio è decisamente finito in Calabria sul Montalto. Senti, e per concludere, insomma, sappiamo che hai in cantiere un libro che insomma uscirà a novembre, questo lo possiamo dire insomma senza svelare troppo, e che racconta insomma tutto il tuo viaggio, e oltre a quelli insomma che abbiamo citato prima sul Nanga Parbat, sul tuo viaggio nelle Alpi, ci sarà appunto questo sugli Appennini, che racchiude tutta la tua esperienza, compresa appunto la brutta esperienza. Brutto o bella dipende poi dai punti di vista del sisma del centro Italia. E invece hai un'altra sorpresa per noi. Esatto, sì, c'è una nuova sorpresa molto grande. Il 1° agosto parto per un viaggio con direzione K2. Il titolo del progetto è Destinazione K2, è un progetto finanziato dal Club Alpino Italiano Sede Centrale, da Milano, ed è un lungo viaggio fatto con i mezzi pubblici che parte da Torino, dove tanto nasce la prima sede del CAI, attraversa l'Europa, la Bielorussia, la Russia, il Kazakistan, la Cina e il Pakistan e arriva fino al campo base del K2, altra montagna simbolo per l'Italia e per il Club Alpino Italiano, perché la montagna salita nel 1954 dagli italiani, Achille Compagnoli e Nino Racedelli, quindi la montagna degli italiani, e anche montagna simbolo per l'Italia, che ha permesso la rinascita del nostro paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia era un paese totalmente allo sbando ancora nel 54, questa salita è stata il punto di forza per dare vita a un paese. E sarà un viaggio molto interessante. Una rivincita.
Esatto, sì. Sarà un viaggio molto interessante attraverso tantissime culture diverse che in questo momento, a causa del terrorismo internazionale e della situazione politica, spesso vengono viste unicamente come luoghi da cancellare, dove non andare. E sarà molto bello e curioso fare questo viaggio, che spero poi di raccontarvi al mio rientro. Sicuramente sì, e noi ti vorremmo naturalmente intervistare per raccogliere così quelle che sono state le tue impressioni, e a questo punto ti chiederemo la differenza tra Alpi, tra gli abitanti delle Alpi, degli Appennini e quelli dell'Himalaya. Del Karakorum, visto che okay, il K2 vabbè, è il Karakorum. Insomma, però, comunque di quelle parti, insomma, delle parti asiatiche, mettiamola così. Esatto. Allora, grazie davvero, grazie a Gianluca Casca, grazie a Tatiana Marras e insomma, a presto, a risentirci, insomma, su questi schermi, come si dice.